Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi è mercoledì, però domani ho il giorno di riposo, quindi si va a fare un bel weekendino. Partenza il pomeriggio e diciamo che adesso mi trovo sulle sponde del lago di Endine. Oggi prima tappa, oggi arriverò sul passo della Prica, dove ho prenotato un alberghetto per oggi. Comunque inizia a fare anche caldo, perché ci sono qua ora 28 gradi, fino a due minuti fa erano segnati 30, e siamo solo a maggio, ragazzi. La natura è già ormai rigogliosa e verdeggiante, e oggi appunto passo della Prica. Però nell'andare al passo della Prica dovremmo fare una cosa abbastanza interessante, almeno spero, ovvero fare un passo abbastanza sconosciuto, ma comunque vedremo dopo, perché è la prima volta che lo faccio. Non ho mai fatto questo passo qua, un passettino abbastanza basso, però dovrebbe essere interessante come strada. Poi domani bel giro tra i passi svizzeri, farò un passo svizzero e diciamo uno confine, ma non vi svelo ancora, perché cosa dovete fare per scoprire dove andrò domani? Iscrivervi al canale e attivare anche la campanellina per restare sempre aggiornati sulle novità del canale, appunto. Intanto ragazzi, per quelli che si sono già iscritti vi ringrazio, perché siamo arrivati a un bel traguardo, quello dei 1000. Io avevo fatto una sfida, diciamo, degli iscritti, e infatti appena riaprirà mi toccherà fare lo Stelvio con la Vespa, e si farà lo Stelvio con la Vespa. Le promesse vanno mantenute, io le promesse le mantengo, ti appartengo ma non ci tengo, e quindi sarà Stelvio con la Vespa. Più che la salita dello Stelvio mi preoccupa la discesa, però non fa niente, lo faremo ragazzi. Quindi per vedere lo Stelvio con la Vespa iscrivetevi al canale ragazzi, tutto qua. Comunque da qua, dalle sponde del lago di Endine, per il momento è tutto. Ci vediamo, diciamo, in Val Camonica, nei pressi di quel passo che vi dicevo. Quindi a dopo. Eccoci ragazzi, usciti qua dalla statale, appena usciti dalla statale, che è della Val Camonica, diciamo. Adesso per il momento seguiamo le indicazioni paredolo, però poi in pratica dobbiamo salire da un'altra parte. Di solito per andare a Edolo alla Prica si passa dalla strada principale, e questa stradina che faremo adesso in teoria non è tanto conosciuta, dovrebbe essere passo fletta, se non mi ricordo male. Comunque uscirà il nome del passo in sovraimpressione da qualche parte, e poi quando siamo in cima vediamo. Comunque non è abbastanza, non è molto alto come altitudine, però dovrebbe presentare un pezzettino sterrato, con ciò dovrebbe essere anche abbastanza carino. Vediamo, strada sconosciuta per me, quindi. Ok,
adesso prendiamo le indicazioni per Malonno Sud e già si inizia a salire mica male. Bellissimo. Ok, qua, di qua, ma che panorama, non so se lo vedete di là, le montagne, si passa proprio in mezzo al paesino qua, figata. Bestia se rampa, ragazzi, cuccane. Vabbè, oh, bella stradina. Ogni tanto c'è da provare delle strade nuove, ragazzi, guarda che bella. Immerso proprio nel verde. Wow, più selvaggio qua, selvaggio west. Apriamo il casco per respirare un po' di aria pulita, va. Comunque è poco conosciuto questo passo, perché anche i locali, conosco un amico che abita qua in zona, non lo conosceva, però davvero bellissimo. E proprio non c'è niente su sta strada, e in teoria dovrebbe portarci a Idolo, cioè appena sopra Idolo, per poi andare sul passo della Prica. Località Fletta, quindi ok, passo Fletta, giusto. Scoperto proprio una bella stradina, ragazzi. Adesso vediamo se dall'altra parte è davvero sterrata. Bellissimo. Loritto. Frazione di Malonno, va che spettacolo, ragazzi. Wow, bello. Bellissimo. Spettacolari. Wow. Ma che vista, che vista. E si sale, e si sale. Che bello, ragazzi. E continua ad andare su, eh. Non dirmi che l'hanno asfaltata tutta, ragazzi. Beh, bella larga. Ma in teoria qua me la segnava già sterrata, ragazzi. Quindi niente. Non è sterrata. Porco cane. Ci sono rimasto male. Io volevo fare un po' di sterrato, e non facciamo lo sterrato. Porco cane. Niente, non so cosa dirvi, ragazzi, non è asfaltata, cioè è asfaltata. Vabbè, non fa nulla, però è bella come strada, comunque alternativa, diciamo, bellissima da fare. Teoria, ragazzi, qua me la sul navigatore tutto me la segnava come strada non asfaltata, e si vede che l'avranno asfaltata di recente, quindi se non vi piace l'off-road, ragazzi, la si può fare comunque.
Non è comunque un granché come pulizia, però. Una bella impiccata, eh. Bellissimo però. Bella, bella. Non è off-road però, ragazzi. Una bella strada immersa nella natura. Immersa nel verde, nel bouquet. Guardate cosa c'è giù. Però molto molto bella. Passo fletta, ragazzi, passo fletta. Carino però, eh. Cosa ne dite, ragazzi? È bello o no? Comunque, ragazzi, quest'anno davvero dovete iscrivervi al canale, perché allora al 90% ve lo dico, si va a Capo Nord. 90% quest'anno finalmente Capo Nord. Da anni che stavo programmando questo viaggio e finalmente, ragazzi, si può andare. Inizierò a programmarlo per benino. Inizierò a prepararmi per benino, perché si partirà a breve, eh. In teoria inizio luglio, già a luglio si partirà, quindi siamo qua sotto, manca un mesetto e mezzo. E ragazzi, quest'anno è la svolta, finalmente un viaggio con la V maiuscola. Poi in mezzo ci sono tante sfide che ho fatto con voi, ovvero restare nel budget di 1000 euro, poi ovviamente devo stare dentro nelle 2 settimane, quindi già sto iniziando a buttare giù qualche tappa, qualcosa, soprattutto per il ritorno, perché all'andata voglio andare su proprio spedito per poi godermi il ritorno e farmi un bel po' di fiordi norvegesi, un bel po' di strade norvegesi. Svezia, così posso passare anche dalla Finlandia. Adesso mi preparo bene anche a livello di se c'è a portare Green Pass, tutte quelle cose qua, anche se non credo, perché in teoria dovrebbe essere tutto aperto quest'anno. Qualche città farò, qualche città anche, penso Amburgo, Stoccolma, e poi vedrò a tornare. Diciamo, sono in forse le isole Lofoten, io penso di metterle nel programma, però si dovrà vedere un po' il tempo, il meteo e tutto. Diciamo che quando sarò là, diciamo, programmo solo fino a Stoccolma. Dopo, da Stoccolma in su, diciamo che farò un po' per giorno, si decide. E niente, ragazzi, passo fletta intanto, davvero bellissimo. Siamo quasi in fondo, anche su Punti Zeldalen. Punti Zeldalen, via. Comunque la Prica, a mio avviso, resta uno dei passi più belli, perché cioè più belli a livello guidabilità, è molto lineare,
È bello divertente, uno di quelli più divertenti, diciamo, traffico permettendo. E poi gli ultimi chilometri sono ancora più belli perché ci sono più curve su questo passo, guardate qua, da. Comunque sono curve veloci. Ragazzi, passo dalla Prica. Sono in teoria. Ah, ok, l'ho trovato. Ho trovato anche l'hotel. Ragazzi, eccoci arrivati in albergo Crystal Hotel, qualcosa così. Comunque guardate che spettacolo, stanza stupenda. Wow, hotel di semilusso, bagno spettacolo, pulitissimo, e qua c'è il balcone, un bel balcone, spettacolo ragazzi, aria bella fresca, bel panorama, qua sotto c'è l'aria esterna che per ora non c'è, però guardate, bellissimo, bellissimo. Ora ragazzi si va a mangiare e niente, io concluderei qua questo video, spero che il passo Fleta vi sia piaciuto, un passo un po' fuori da normale, anche qua non sapevano cos'era, non sapevano che passo era, infatti è un passo sconosciuto. Però molto carino, come avete visto, strade diciamo un po' alternative però carine, e niente, qua dal passo Aprica per oggi è tutto. Vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto il video, e ci vediamo al prossimo video, che sarà poi il video che riguarderà la giornata di domani, dove faremo delle belle strade e penso proprio che troveremo anche un po' di neve. Quindi ragazzi, a domani, a domenica prossima, iscrivetevi e ciao ciao!